Memento è tutto quello che nella vita, quando si comincia ad essere un po' grandicelli come me, è tutto quello che si ricorda e si vuole riportare agli altri, quindi è tutto il proprio passato che lo vuoi riproiettare nel futuro, quindi è un po' un riassunto di tutta la mia vita di musicista, di pianista, di persona che ha cercato in qualche modo sempre di essere molto presente nell'attualità, e quindi cercando sempre di rinnovarsi ogni volta e aprire una stagione nuova della propria esistenza musicale. Memento prevede una scelta musicale variata rispetto alle cose che ho fatto in passato, perché ne racchiude il contenuto, ne racchiude l'essenza, però poi la risolve in maniera completamente diversa, appoggiando tutti i miei ricordi, tutto il mio vissuto di musicista, di esperienze, di viaggi, di conoscenze, di cose, e quindi si appoggia su tutti i miei ricordi, da quelli di lavoro a quelli di viaggi improvvisati, improvvisi, non determinati. Via, si parte con una jeep e si attraversa tutto il Madagascar, si sente la musica del Madagascar, si sente la musica dell'Africa, si sente la musica dell'Oriente, però c'è sempre una radice fortissima, perché poi quando si nasce in Campania, a Napoli, come sono nato io, sono nato a Portici, la radice fortunatamente è una bella radice forte che non si sradica mai.
Allora, in questo momento da anni oramai io sono fidelizzato dai musicisti, quindi ho il meglio della Tunisia e quello che io credo che sia il meglio delle nuove generazioni del canto italiano. Io ho Munir Trudi, che è un vocalista e un polistrumentista straordinario, ho Lotfi Sua, che è un percussionista incredibile, suona in maniera incredibile tutte le percussioni di tradizione araba. Poi ho questo danzatore, che invece lui è un egiziano, è Ibrahim Tannur Hassan, che è questo danzatore che fa questa danza di gioia, che è questa danza di tradizione egiziana, e ho la voce splendida, unica e la presenza straordinaria di Jacqueline Maria Ferri, che è una musicista italiana, in parte francese, ma fortemente italiana nella sua proprio connotazione più forte. Che si hanno nel suonare nella propria terra sono indescrivibili, per cui io sono emozionatissimo, quindi avrò tutta la sensibilità di un uomo emozionato in questo concerto di questa sera e tutte le paure, tutte le ansie, tutte le incertezze che si hanno quando si ritorna a casa, perché il ritorno a casa è sempre un ritorno che
nel quale devi vedere se, insomma, se le persone di famiglia ti vogliono ancora bene o no. E quindi ci sono tutte queste, un miscuglio di sentimenti. C'è la gioia del ritorno, l'incertezza di non essere all'altezza, nel senso di non essere preparato all'impatto con il tuo territorio, perché 3 anni a girare per mezzo mondo e poi dopo ritornare sulla tua terra e ritornarci poi su un palco come quello di Ravel, che è un palco di impegno sia umano che professionale, è enorme. Arrivi qui, sono i più grandi musicisti del mondo, tu ritorni con questo bagaglio nuovo e dici vabbè, vediamo se queste pietanze nuove che portiamo dopo 3 anni di lavoro, di giri, di nuove conoscenze, vediamo se il menù va bene, perché poi in fondo quando si fa un concerto è un pochettino come se si presentasse un menù, se queste nuove salse saranno amate dalle persone della mia terra e di tutti gli ospiti internazionali, che poi c'è da tutti gli ospiti internazionali che poi ci sono normalmente in un posto come Ravello.